Bonjour. Ciao. Entra. Grazie. Sei bella. Oh, grazie. Parli italiano? Male. Beh, le hai vinte tutte tu? Ma non sono cose importanti. E queste foto? Sono tutti incontri di box? Beh, di mestiere. C'è il boxer. Ma sa filo Tomer? No, adesso alleno i ragazzi. Non avevo mai conosciuto un boxer prima. E tu cosa fai? Io sono architetto. Anch'io ho mai conosciuto un architetto. Siedete. Mi dispiace per tuo padre. Nostro padre. È una malattia maledetta quella. Tu te lo ricordi? Qualcosa. Il visage. La casa di campagna, quella. Ah, fa lontano. Dimmi, quanti anni ha adesso la mamma? 72. Io ho provato a cercarli. A 17 anni. A 17 anni. Ma non ho saputo niente di loro. Anche loro, sai, quando hanno saputo che tutta quella faccenda dell'affidamento provvisorio era un imbroglio, hanno provato a cercarti tanto. Ma non mi hanno trovato. Senti, Luca, papà, prima di morire, voleva lasciarti una parte della sua eredità. E per questo che sei venuta? No. Sorry, per i soldi che sei qui? No, io volevo solo dire... Beh, io non ho bisogno di soldi. C'ho il mio lavoro, la mia casa, non è grande, ma tutte cose sono i miei. I soldi... Lasci un bambino, lo dai via come una roba che non ti serve, eh? E prima di morire lasci i soldi, così ti metti in pari. A cosa ti metti in pari? Senti Luca, io ti capisco, capisco che tu ce la possa avere con i nostri genitori e anche con me, però io... Guarda, ti lascio qua il mio numero di telefono dell'hotel dove sono, se vuoi chiamami. Anna, scusami, non è la tua colpa. In fondo io che sono per te? Cioè, è tanto che sei venuta fino a qua e che io ho preso troppi pugni nella vita. Ma non sono riuscita a dare indietro tutti. Sono sempre di più quelli che mi hanno detto. Senti, ti va se camminiamo un po'?